Siamo arrivati alla pagina sportiva, ci occupiamo di calcio, ore davvero frenetiche in casa Pescara, sono aperti più fronti, ma per parlarne meglio, per articolare tutto il discorso, benvenuto a Massimo Profeta. Buon pomeriggio, saluto a te Paolo. Allora io partirei Massimo dagli sviluppi societari, perché sì, ormai sembra imminente l'ingresso dell'imprenditore Navarra, insomma si percepisce questa volontà di mettere nero su bianco? Ma parrebbe proprio di sì, perché ieri ho sentito sia Sebastiani che Navarra, con il quale sono in contatto già da una ventina di giorni, da quando è cominciata più o meno questa trattativa. Anzi, il primo incontro, ricorderei, 7 maggio, la sera dell'incontro della sfida playoff, primo turno preliminare proprio d'Adriatico contro il Pontedera. È stato azionista del Pontedera per 2 anni, Rosetano Navarra, che aveva tentato, senza successo, 20 anni fa precisamente, di acquisire appunto il Pescara, di acquistare il Pescara del compianto presidente Pietro Scibiglia. Quando gliel'ho chiesto, io me lo ricordavo, perché sai, Rosettano è un nome non comune, no? Gli chiesi proprio questo, lui rimase stupito, Navarra, al telefono, mi disse: come hai fatto? Insomma, seguiamo il Pescara da una trentina d'anni, quindi però a parte questa battuta, Rosettano Navarra si è detto molto soddisfatto di questo incontro che è avvenuto ieri proprio nella sua Fiorentina con il presidente Sebastiani. Mi piace la proposta, speriamo di formalizzarla entro le prossime 48 ore. Tra l'altro Sebastiani ha anche proposto la presidenza a Rosettano Navarra. I termini della proposta: dovrebbe entrare con una quota Navarra più o meno del 20%, ancora da stabilire, con l'opzione unilaterale di acquisire la maggioranza del pacchetto, quindi il 51%, entro un anno, però anche qui insomma da stabilire entro quanto tempo, però si pensa entro il 30 giugno 2025. Adesso insomma l'accordo più o meno c'è, di massima bisogna ratificarlo. Perfetto, altro argomento caldo Massimo, la scelta della guida tecnica, che di fatto la squadra è senza allenatore. Sì, siamo in ritardissimo, come ho già avuto modo di dire in queste giornate. Insomma è chiaro che il Pescara, insieme a qualche altra società, credo Ascoli ancora Gubbio, non abbiano il tecnico, è una società che non ha ancora un nuovo allenatore, e si parla sempre di Tesser. Insomma io Tesser fino a 2 giorni fa ho sentito telefonicamente via sms, mi ha detto: io non sento più il Pescara dallo scorso 1° giugno, quando ci fu una chiacchierata lunga telefonica importante, anche proficua, con la DS dell'Icari, quindi insomma è passato quasi un mese, anzi di fatto è passato un mese, e tra l'altro Tesser, ricordiamo, è legato alla Triestina, da un altro anno di contratto, un ostacolo non di poco conto. Poi l'altro allenatore di cui si sta parlando, un profilo alto per la categoria, ci mancherebbe, Fabio Caserta, che ha vinto, ha centrato 2 promozioni in B, dunque ha vinto 2 campionati di Serie C, alla guida della Juve Stabia del 2019 e del Perugia nel 2021. E poi si parla di un profilo anche giovane, Andrea Chiappella, nulla a che vedere con Beppe Chiappella, compianto Chiappella, che ha anche allenato il Pescara nell'81-82, il terzo allenatore di una stagione infausta per i colori biancazzurri, il Pescara retrocesse in Serie C. Andrea Chiappella è dell'87, quindi non ha ancora, tra l'altro, compiuto 37 anni, ha guidato la Giana Erminia nelle ultime stagioni con grandi risultati, perché ha vinto il campionato di Serie D, nell'ultima stagione di Serie C ha anche superato 2 turni di playoff, insomma è uno degli allenatori emergenti. Vedremo. Poi sullo sfondo c'è anche Memmushai, perché Sebastiani ne ha parlato più volte in queste settimane, vedremo. E da ultimo, ma non per ultimo, il corteo dei tifosi. Si tratta, sì, del terzo corteo contro il presidente Daniele Sebastiani. Si sono già radunati e sì, proprio tra pochissimo dovrebbero sfilare fino al comune. Sì, la tifoseria, come abbiamo già ripetuto in queste settimane, è stanca e depressa. E quindi questa è la terza iniziativa contro il presidente Daniele Sebastiani. E il raduno alle 14 a Piazza Salotto, e alle 15 partirà il corteo da Piazza Salotto verso Palazzo di Città, verso il comune. Vedremo, poi questa sera vi proporremo delle immagini di questa iniziativa. Perfetto, grazie a Massimo Profeta. Facciamo anche in bocca al lupo a Giulio Ciccone, parlando come di ciclismo, no? Sì. Firenze Rimini, la prima tappa del Tour de France, che parte proprio dall'Italia. Dall'Italia. Vorrebbe confermare la maglia Pois. La maglia sarebbe un grandissimo risultato. Sicuramente, magari anche vincendo qualche tappa. Certo, assolutamente. Non sarebbe male questa ciliegina. Grazie a Massimo Profeta. A te.